sì, fa fare gli interni. Poi non la cadere. Sì, innanzitutto è stata la prima sconfitta di Donadoni, così volevo sapere un po' come stai giudicando il momento della squadra, tra qualche polemica, tra esclusioni, mica esclusioni. No, polemica è zero, perché sono stato al campo di collegio proprio oggi, ho visto molta serenità. Infatti mi sono un po' preoccupato perché ho detto che è bello essere sereni, ma non bisogna mai dimenticare la difficoltà dell'incontro di sabato. Perciò sono contento della gestione Donadoni, sono contento delle prestazioni della squadra. Domenica la squadra mi è piaciuta, la squadra del secondo tempo, perché secondo me è entrata in campo con più grinta, con più determinazione, però sono anche conscio che è il momento topico della stagione. Avremo due incontri, quello di Genova e il recupero, che saranno, e quello con il Napoli alle 12:30, molto importanti. Sono tre partite dove ci giochiamo molto del campionato, insomma, ecco. È chiaro che sono contento della squadra, sono qui, è chiaro che ritengo che non abbiamo ancora raggiunto nulla o vinto nulla, sembra di essere abbastanza equilibrato e molto in linea con quelle che sono le mie idee, le mie aspettative. È chiaro che, ripeto, saranno tre partite molto importanti che potranno far capire, insomma, la forza di questo campo. Senti, è uscita questa storia degli riferimenti, siete in buona compagnia, ma non si è capito neanche tanto bene così. Ma no, cioè, quello che hai detto tu è quella cosa che l'avevo fatto io. Siamo veramente in buona compagnia perché siamo praticamente tutti deferiti. Mi dispiace perché non ero mai stato deferito e pensavo di non aver mai fatto nulla per essere deferito. Però, vabbè, ho la massima serenità, perché sono cose formali che mi vengono contestate. Credo che il problema, semmai, sia dovuto alle difformità del regolamento agenti che c'è in Italia e quello che c'è in FIFA, perché mi viene contestata praticamente questa argomentazione. Sono sereno, sono tranquillo, sono sicuro che comunque la mia posizione verrà chiarita nell'occasione di quando ci sarà questo confronto. Sono sereno, sono tranquillo, mi dispiace un po' perché non ero mai stato deferito, avrei preferito non essere, però sono molto sereno. Volevo chiederle, lei ha parlato di queste tre partite molto importanti, che obiettivo si deve dare la squadra? Cioè c'è un obiettivo di punti da conquistare, un obiettivo di prestazioni? Si è parlato molto di mentalità, di gioco propositivo in questa settimana. Ma io, ripeto, partirei dal secondo tempo di Roma. La squadra mi è piaciuta, è entrata in campo determinata, ha giocato con grinta, con determinazione, consapevole di avere davanti una squadra superiore a lei, perché la Roma purtroppo è superiore a noi, e però giocare con personalità, ecco. Perciò io mi aspetto qualche punto, ovviamente, perché prestazione è importante, ma sono più importanti i punti. E confido che se ne possano fare, insomma, è chiaro che queste tre gare confido in qualche punto e confido in prestazioni in crescita. Quello che credo sia l'auspicio migliore. Senta Presidente, domenica ritrova Pasquale Marino. Lei in una precedente intervista ha dichiarato di non averlo più sentito, se non sbaglio, nel momento dell'esonero. Le chiedo magari se aveva avuto occasione in tempi recenti di risentirlo, di fargli in bocca al lupo per l'esperienza di Genova, insomma, come ricorda anche questo tipo di esperienza con questo allenatore. Sì, l'ho sentito a Natale, mi ha chiamato per farmi gli auguri di Natale, è stato molto gentile e poi ci siamo sentiti quando appunto ha cominciato la sua esperienza a Genova, che ho voluto fargli in bocca al lupo. Buonasera, io vorrei tornare un attimo sul discorso del progetto Cina. Diceva prima che le strutture sono all'avanguardia in Cina e forse il calcio italiano dovrebbe prendere l'esempio. Dal punto di vista tecnico invece come stanno? E se questo investimento, diciamo così, dal punto di vista tecnico sempre potrà portare dei risultati anche nel breve tempo? Ma io parlo dal principio economico e sportivo che ha assunto la Cina in questi anni. È una nazione che continua tutti gli anni a subirci, cioè
che sotto il profilo economico ha una crescita uguale, che non ha uguali in tutto il mondo. Sotto il profilo sportivo ho visto che eccelle in tutti gli sport che partecipa, perché alle Olimpiadi vincono medaglie, nel basket vincono, hanno giocatori di prestigio e così in tanti altri sport. Credo che sia una nazione che abbia molta voglia di apprendere e abbia molta voglia di ricrescere. Mi richiama molto l'Italia degli anni 60 e perciò penso che darà dei benefici nel breve tempo. E possiamo definirlo un secondo step dopo la precedente esperienza con la guida di Beppe D'Ossena. Poi volevo sapere se per caso in qualche modo D'Ossena rientra ancora in questo progetto Cina o meno. No, Beppe è stato fondamentale nel realizzo dell'ufficio di rappresentanza, è stato fondamentale nello primo step di inizio di questa iniziativa, dopodiché l'ha portata a compimento e poi ha preso altre strade. Mi sapete, è stato allenatore di una squadra africana, adesso so che ha l'incarico di riorganizzare la partita dei 30 anni del Mondiale dell'82, perciò una persona sempre attiva che in questa seconda fase non ha incarico. Se mi consente un'ultima domanda sull'argomento stadio, anche perché ci sono le elezioni in vista e ci sono diverse opinioni, diversi pareri da parte dei vari candidati. Lei ribadisce la sua priorità per lo stadio Tardini oppure c'è di nuovo l'apertura per un'eventuale edificazione di un nuovo impianto su un'area comunale altrove, come qualcuno chiede? Io sono molto orgoglioso di avere lo stadio Tardini perché credo sia uno degli stadi più belli d'Italia e l'ho ribadito anche recentemente. Noi come priorità porteremo tutta la parte direzionale a Collecchio, in quanto appunto sono già cominciati i lavori del realizzo della palazzina e nel futuro non si sa, adesso c'è una campagna elettorale in corso, perciò ognuno si gioca le sue armi, il mio desiderio è quello di restare al Tardini, magari mettendo a posto determinate situazioni, perché insomma, sarebbe il minimo da fare, sarebbe da coprire le curve. Perché così questo ci avrebbe anche dato la possibilità di giocare queste partite che sono state rinviate. Tengo a precisare che la società dal mio avvento ha già speso su questo stadio credo 3 milioni e mezzo. Perciò è chiaro che è uno stadio che ha bisogno di essere modernizzato. Il desiderio sarebbe modernizzare il partito. Tornando al calcio giocato, c'è la sensazione che questo Parma possa fare sempre qualcosa di più di quello che fa. Secondo te perché? Perché è cambiato l'allenatore, è cambiato il sistema di gioco, è cambiato qualche protagonista, anche nel mercato di gennaio, qualche acquisto, così. Tutti una bella rosa allargata finalmente a 17-18 giocatori, io dico finalmente per prima giocare sempre gli stessi, eppure c'è sempre questo. Ma io ho le mie idee e quasi sempre le ho manifestate in pubblico. Io credo che noi dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra, dobbiamo essere orgogliosi dei giocatori che ne fanno parte. Io credo che questi ultimi 2 anni e mezzo siano stati 2 anni importanti per Parma, per la città di Parma, il fatto di avere una società solida, che è una società che ha portato il Parma a un piazzamento dall'ottavo posto all'undicesimo posto e oggi in buona classifica con una gara in meno da affrontare. Io a volte sento dei commenti dove si vorrebbe fare di più, si vorrebbe giocare per andare in Europa, ma io credo che noi stiamo facendo un percorso molto importante, un percorso molto costruttivo, abbiamo diversi giovani, abbiamo dei giocatori come Giovinco, come Poker, caspita, dei giocatori che fino a 3 anni fa io credo che nessuno pensava di poterli vedere in questo stato, se non da avversari. E sono molto sereno perché credo che stia lavorando bene sul settore giovanile, abbiamo dei giovani importanti, voglio ricordare Musacci, voglio pensare a